Mercoledì 15 luglio 2020. Io sono Gabriele Perrone e questo è il buongiorno di Parole di Management. La lunga notte di autostrade, si potrebbe definire così, l'ultima notte passata perché si è concluso solo questa mattina il Consiglio dei Ministri sul dossier autostrade che era iniziato ieri alle 22. La riunione è stata sospesa intorno a mezzanotte per un faccia a faccia tra il Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Dopo questa sospensione il Governo ha esaminato l'ultima proposta arrivata da Autostrade per l'Italia e fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che la società sembra aver accolto tutte le richieste del governo. Se non si rispettano gli impegni, sarà revoca. Il Consiglio dei Ministri ha dato quindi il mandato a Cassa Depositi e Prestiti e ai Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture di trattare da un lato l'uscita graduale di Atlantia da Aspi e dall'altro un nuovo accordo su tutti gli aspetti della convenzione. In sostanza, quindi, per Autostrade c'è un futuro da public company a guida Cassa Depositi e Prestiti, con i Benetton fuori dal consiglio d'amministrazione sotto quota 10%. Avranno solo una quota inferiore al 10%. Quindi c'è alla fine l'accordo per la transazione, entra lo Stato. Se questo fronte caldo sembra finalmente risolto, ce n'è un altro che si apre, che è quello europeo. Oggi il Premier Giuseppe Conte riferisce in Parlamento in vista del Consiglio europeo di dopodomani, del 17 luglio. Al termine verrà votata una risoluzione di maggioranza, intanto prosegue il lavoro diplomatico delle cancellerie per trovare un accordo sul Recovery Fund che finora non c'è, anche dopo l'incontro tra Conte e la cancelleria tedesca Angela Merkel. Approfondiremo poi altri temi nel corso del podcast, ma intanto do il benvenuto a Giorgia Pacino, giornalista e collaboratrice di Este, con la quale apriremo una ampia pagina di Esteri. Buongiorno Giorgia. Buongiorno Gabriele, buongiorno a tutti. Buongiorno, appunto, dopo parleremo un po' di quelle che sono le notizie che arrivano dall'estero, ormai come di consueto ogni mercoledì, notizie che poi comunque ci danno sempre spunti anche per confrontarci con la realtà italiana. Sul fronte economico, intanto, secondo Eurostat, a maggio, quando gli stati membri hanno iniziato ad allentare le misure di contenimento del Covid, la produzione industriale destagionalizzata è aumentata del 12,4% nell'area euro e dell'11,4% nell'Unione Europea rispetto ad aprile 2020. Ricordiamo che comunque sono dati da prendere con le pinze, rispetto a quelli di maggio rispetto ad aprile, perché come ben sappiamo sono stati mesi particolari di lockdown. Il confronto va fatto più che altro con l'anno scorso. Infatti, come abbiamo visto settimana scorsa, i dati della produzione industriale in Italia a livello annuale fanno segnare un meno 20%. Ci spostiamo un attimo all'estero invece per vedere come l'amministrazione Trump abbia fatto marcia indietro e abbia revocato la sua decisione di privare dei visti gli studenti stranieri degli atenei statunitensi che terranno solo corsi online a causa del coronavirus. È una vittoria per le università di Harvard e del MIT che, insieme ad altri istituti, sindacati degli insegnanti e oltre 20 stati americani, avevano impugnato la decisione in tribunale. Restiamo quindi all'estero per vedere altre notizie che arrivano da altri paesi. Una in realtà, Giorgia, si lega anche al dibattito che c'è stato in Italia dopo le frasi del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che durante una diretta Facebook riguardanti giovani e lavoro aveva definito intrinsecamente sbagliato il fatto che un dipendente pubblico a parità di ruolo guadagni gli stessi soldi a Milano e Reggio Calabria. Ecco, queste frasi avevano fatto molto discutere, ma comunque anche, cioè, non siamo gli unici dove si parla, insomma, in questo senso, vero?
Esatto, anzi, Sala sembra aver seguito lo stesso ragionamento del social network che ha ospitato il suo intervento. Già a maggio, infatti, Facebook aveva annunciato l'intenzione di portare nell'arco dei prossimi 10 anni la metà del personale a lavorare da casa, però ad una condizione, che appunto la stessa è forse indicata dal sindaco Sala. Il fatto cioè che gli stipendi dello staff potrebbero subire degli aggiustamenti per allinearsi al costo della vita nella località prescelta, Sì. il che però significa dei potenziali tagli di stipendio proprio per chi sta considerando di lasciare la ricca Palo Alto e gli altri hub che ovviamente si trovano tutti in località molto costose, ecco. E ad annunciarlo è stato lo stesso Mark Zuckerberg, il numero uno di Facebook, che ha tenuto una video call con lo staff e ha comunicato che il cambiamento sarà operativo da gennaio 2021. Tra l'altro ha anche messo in guardia dalle conseguenze previste per chi non sarà del tutto onesto sulla sede finale. E ha seguito la stessa strada anche la compagnia di messaggistica aziendale Slack, ha annunciato una mossa simile, mentre ancora si aspettano le decisioni di Twitter e di altre società californiane. Il timore dei dipendenti è evidente, il fatto che la piattaforma social potrebbe creare un precedente nel settore a favore di tutte quelle imprese che in questa fase stanno cercando di tagliare i costi. E l'obiezione dei dipendenti, anche questa è evidente, ci si chiede se ci si aspettano poi gli stessi risultati da ogni membro del team, come si può pagarne uno o meno di un altro per un lavoro che si presume debba avere lo stesso valore? Conta davvero quindi la località in cui si vive se poi il risultato che si deve raggiungere è lo stesso? Ricordiamo peraltro che Facebook impiega circa 50.000 dipendenti in tutto il mondo e peraltro la difesa dell'azienda è quella appunto di dire che l'adeguamento in realtà non è che un'estensione della pratica già corrente. L'azienda infatti ha fatto sapere di usare da tempo un approccio market-based ai compensi, cioè paga i dipendenti in linea con la posizione del mercato della località in cui operano. Quindi una pratica che il social applicherebbe da anni a tutti i lavoratori, inclusi proprio anche quelli che lavorano da remoto. Certo, beh, molto interessante. Quindi, questa nuova situazione in cui ci troviamo post-Covid, dove appunto si discute di nuove modalità di lavoro, smart working da ogni luogo, però fa nascere queste nuove dinamiche sicuramente su cui ci sarà molto da discutere, in effetti, se appunto, come dicevi, ci si aspettano gli stessi risultati da ogni membro del team, come si può pagarne uno meno di un altro per un lavoro dello stesso valore a seconda di dove vivono. Sarà sicuramente un tema molto caldo. Tra l'altro riguarda molti, molti giovani che in questo periodo, secondo alcune ricerche, hanno mostrato anche di avere più fiducia nell'impresa rispetto ad altri, giusto? Esatto, questa è una notizia che ci arriva dalla Francia e già appunto anche nelle scorse puntate di questo Buongiorno abbiamo spesso parlato dei giovani che sappiamo sono forse fra le categorie più colpite dalla crisi del Covid, però a sorpresa forse li consideravamo già un po' così disillusi dalla crisi sanitaria, invece in Francia questa ricerca condotta dalla società Choose My Company è uno studio annuale sull'engagement e sulla motivazione sul posto di lavoro, ci dice che i dipendenti più motivati di questo 2020 sono proprio i giovani con meno di 29 anni. Nonostante quindi le difficoltà sopravvenute, la maggior parte dei lavoratori è rimasta soddisfatta della propria impresa. Sembra un dato un po' sorprendente, un po' singolare, ma la società che ha condotto la ricerca appunto spiega che in realtà è un dato significativo perché dimostra che i giovani hanno mantenuto un legame di fiducia con l'impresa per cui lavorano. Peraltro anche il dato globale, quindi non relativo soltanto ai giovani, resta molto positivo perché parla di un 68% di dipendenti francesi soddisfatti, persino un punto sopra i risultati del 2019, segno quindi che la crisi non ha avuto un impatto eccessivo sul morale della forza lavoro. Secondo i ricercatori, quindi sono entrati in gioco di fatto dei fattori emozionali, appunto legati alla relazione che
le persone che i dipendenti hanno instaurato con l'azienda. I giovani peraltro accordano maggiore fiducia anche ai propri capi, alla direzione, e apprezzano molto la qualità delle relazioni umane all'interno dell'impresa. Forse la maggiore differenza tra appunto chi ha meno di 29 anni e il resto dei dipendenti riguarda il numero di quanti raccomanderebbero la propria azienda anche all'esterno, perché tra i giovani questo dato raggiunge addirittura il 77%, mentre scende di ben 10 punti tra chi ha più di 50 anni. Eh sì, una bella differenza tra l'altro per le aziende. Questo è molto importante dal punto di vista dell'employer branding, perché se si hanno dipendenti che raccomanderebbero comunque la propria azienda all'esterno, è un fattore decisivo per attrarre talenti. A proposito di attrarre talenti, i colloqui, come sappiamo, ultimamente si sono spostati online. Ecco, è emerso però che i candidati sono anche meno nervosi e quindi riescono a tirare fuori il meglio di sé attraverso un colloquio online piuttosto che di persona, vero? Esatto, questa è una sollecitazione che ci arriva dai Paesi Bassi e che conferma, diciamo, un dato forse empirico già evidente, cioè quello che già il distanziamento sociale di questi mesi aveva dimostrato, ovvero che chi è in cerca di lavoro si sente più a suo agio se è sottoposto a un colloquio online invece che in presenza. E la differenza appunto starebbe tutta in una questione di nervi, cioè il candidato contattato a distanza si sente in grado di affrontare la video call e in un ambiente a lui conosciuto, confortevole e familiare, che quindi riduce lo stress della selezione. E appunto un'altra motivazione che i ricercatori aggiungono alla possibilità che i datori di lavoro continuino su questa strada è proprio il fatto che quando i candidati sono meno tesi riescono ad esporre meglio le proprie competenze ed esperienze. E peraltro la ricerca ha trovato anche evidenze del fatto che le donne sarebbero più nervose della media durante i colloqui di lavoro, siano online o di persona, e quest'ansia da prestazione si ripercuote poi anche sul loro riposo, perché pensa che ben il 64% delle donne confessa di dormire male la notte prima di un colloquio, il dato invece è molto più basso per, diciamo, il campione globale. E a sorpresa invece i giovani, gli studenti dell'ultimo anno dell'università, si agitano allo stesso modo, qualunque sia la modalità prescelta per la selezione. E anche qui, secondo chi ha condotto la ricerca, in realtà la ragione sarebbe semplice, ovvero il fatto che i giovani oggi avvertono in misura minore la differenza tra le interazioni online e quelle offline, quindi sono, insomma, più abituati a relazionarsi in vario modo con i recruiter. Certamente i giovani sono più abituati anche all'utilizzo di piattaforme online. L'unica cosa che mi verrebbe da dire è che comunque prima o poi bisogna essere pronti anche a relazionarsi di persona, e meno male, mi viene da dire, dal momento che comunque l'uomo è un animale sociale e ha bisogno di socializzare con le altre persone. Quindi ecco, sì, se dal lato i candidati sono meno nervosi con i colloqui online, però poi dovranno anche lavorare di persona e vivere di persona nella società, quindi certo. Ecco, sicuramente anche il confronto arriva sempre. Esatto. Va bene, grazie mille Giorgia, il tempo a nostra disposizione anche oggi è finito. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento domani. Arrivederci, grazie.